19 marzo 2018 Milano Mario Mandzukic, 31 anni, terzo anno alla Juventus. Get Images. Essendo prima di tutto un guerriero e un competitivo, lui il primo a non essere contento di se stesso. E col Napoli che si è rifatto sotto a meno 2, lui sarà fondamentale. Lui Mario Mandzukic, a Ferrara in campo per uno spezzone, autore di due colpi che non hanno variato il copione dello 0-0. Terzi, il Marione di oggi, ben diverso da quello di ieri, era la soluzione a tutto e oggi un problemuccio, piccolo Terzi, la sua natura lo riporterà ad essere, spacca tutto, come un tempo. Il richiamo di Max, sia chiaro, al mazza, non Mandzukic il principale accusato, che negli ultimi tempi l'energia del croato pare essere evaporata e la Juve a corto di esterni sa che la battaglia del prossimo mese necessita del Robocop croato. Recuperiamo l'energia e la cattiveria agonistica nella sosta, ci aspettano altri avversari determinati, ecco il tweet di Allegri. Un richiamo alla lotta nella speranza di riavere il Mandzukic di sempre. Sal Juve 0-0, Allegri, abbiamo bisogno di recuperare energie mentali, la zoppia di sinistra, la natura porta Mandzukic a non estraniarsi e né risparmiarsi mai, per questo che la sua assenza nel cuore dei problemi sta diventando pesantissima. Mario attaccante che difende e punta che corre, mille volte ha preso gli applausi del pubblico per quel suo fare bipartisan fra fase offensiva e difensiva. Il fatto che il 4-2-3-1 oggi sia un eccesso nasce anche proprio dalla forma del croato, non ha la gamba giusta e le altre ali o giocano sempre o non ci sono proprio, gli infortunati. La risultante zoppa sulla sinistra, Allegri ha provato Alessandro Alto, serata balorda, e quando Mandzukic è entrato in campo ha prima occupato la stessa fascia per poi portarsi al centro dell'attacco. Ma non ha avuto la forza di cambiare nulla. 11 senza gol, in soldoni, l'ultima volta che Mario Mandzukic ha segnato risale al 3 gennaio in Coppa Italia contro il Toro, 11 partite senza segnare fra A e Coppa Italia. L'ultima volta che lo ha fatto in campionato bisogna intreggiare fino a Bologna, il 17 dicembre, vero che da quell'ultima rete in assoluto nel derby ha anche appoggiato l'assist in Juve-Genoa, ha rubato la palla che ha poi portato Higuain a segnare l'1-0 in Coppa Italia a Bergamo, ha macinato un lavoro enorme nel 7-0 contro il Sassuolo, resta per il fatto che i numeri dimostrano la sua spossatezza del 2018. Il periodo preso in esame va da agosto-dicembre 2017 e da gennaio 2018 a oggi, nel primo lasso di tempo ha esse giocato più gare ma ha infilato 6 gol e anche assist. Nel primo periodo ha tirato più in porta, 2,41 a 1,4, poi vero che ha creato meno occasioni, 1,3 a 0,91, ma media gol e recuperi non mentono. Va in America, tutto questo ci da aggiungere un altro dettaglio che poi dettaglio non, Mandzukic ha raggiunto la propria nazionale a differenza di tanti compagni che giocheranno in Europa lui a NDR negli Stati Uniti per Croazia e Messico-Croazia, con quest'ultima gara che si giocherà in Texas il 27 sera, significa che sarà l'ultimo, o quasi, a tornare in Italia per la ripresa che VEDR il Milan all'Allianz Stadium il 31 marzo. La spostatezza del gigante a VR pure il jet lag.